Brevi meditazioni quotidiane per allargare lo spirito. A cura del pastore Saverio Scuccimarri. Letture Claudio Coppini. Ecco per voi la meditazione di oggi. Proverbi, capitolo 11, versetto 19. Così la giustizia conduce alla vita, ma chi va dietro al male si avvia verso la morte. La giustizia conduce alla vita, mentre il male porta alla morte. Eppure conosciamo troppi casi di persone che nell'inseguire la giustizia hanno trovato la morte. Pensiamo solo ai giudici uccisi dalle mafie nel nostro paese. E pensiamo anche a quanti dittatori nel mondo, di ieri e di oggi, non hanno mai pagato per i crimini commessi, ma sono tranquillamente morti nel proprio letto. Per poter comprendere questo proverbio della Bibbia, bisogna quindi andare oltre le singole vite umane. Andare oltre sia in senso sociale che in senso escatologico. In senso sociale, per esempio, possiamo constatare come la morte dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche di altre vittime illustri, ha risvegliato nello Stato e in tanti cittadini l'urgenza di combattere contro il mostro delle mafie, portando a risultati importanti nella lotta contro di esse. Quindi, sul piano sociale sì che il proverbio biblico si compie. L'impegno per la giustizia, anche in presenza del martirio, conduce con il tempo alla vittoria della vita sulla morte e della dignità sul disprezzo. Ma il proverbio è vero anche sul piano escatologico, cioè della fine dei tempi della storia umana. La Bibbia ci insegna che la storia di questo mondo non sarà infinita, ma avrà un epilogo che passerà per il giudizio di Dio. In quel giorno ognuno sarà chiamato a rispondere dei propri crimini. E la giustizia e la vita eterna saranno stabiliti su tutta la creazione per sempre. Avete ascoltato Brevi meditazioni quotidiane per allargare lo spirito. A cura del pastore Saverio Scuccimarri. Letture Claudio Coppini. Ricordiamo ai nostri cari radioascoltatori che chiunque ne farà richiesta potrà ricevere gratuitamente il libro Incontri con Cristo di Roberto Badenas, edizioni ADV, telefonando allo 055 41 40 40 oppure inviando una mail a Firenze @radiovocedellasperanza.it.